L'esistenza all'interno della famiglia Scarfone di dissidi acuitisi nel corso degli anni legati alla gestione del patrimonio immobiliare e all'eredità dell'anziana madre dei fratelli Scarfone, nel frattempo deceduta, sono alla base del delitto perpetrato ai danni di Antonio Scarfone da Vincenzo Timpani e Vittoria Scarfone, ritenuti responsabili dell'omicidio a colpi di arma da fuoco avvenuto il 14 agosto del 2016 a Rosarno. A parlare dell'indagine che ha portato all'arresto del cognato e della sorella della vittima, il capitano Gabriele Lombardo, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro. Gli arresti di oggi giungono all'esito di una complessa attività di indagine nata all'indomani dei fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Palmi nei confronti di Scarfone Angelo e Timpani e Luigi, ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di Antonio Scarfone del Ferragosto del 2016. L'attività si è sviluppata essenzialmente su una serie di attività tecniche, di intercettazioni telefoniche e ambientali, che hanno consentito di far luce ancora una volta sul movente del delitto, riconducibile essenzialmente a dissidi di natura familiare, privata, legati alla gestione del patrimonio immobiliare della madre dei fratelli Scarfone, Fazzari Carmela. Nel contempo abbiamo appurato la presenza di altri due nuovi soggetti sul luogo del delitto la sera del Ferragosto del 2016, per l'appunto Scarfone Vittoria e Timpani Vincenzo, che sono stati ritenuti dalla Procura della Repubblica di Palmi e quindi accolti dal GIP come concorrenti morali dell'omicidio.